Salute a tutti! Dopo i biscotti morbidi al cocco, che ho fatto nel video precedente, oggi vi voglio deliziare con dei dolcetti facili da realizzare. Se cercate un'idea semplice, i dolcetti al cocco sono la ricetta che fa per voi. Per prepararli basteranno tre ingredienti, albumi, cocco rapé e zucchero. Amalgamati insieme ed pressati con una tasca da pasticcere direttamente su una teglia rivestita di carta forno permettono di creare dei dolcetti semplici e sfiziosi, perfetti da servire all'ora del tè. Il loro profumo, appena sfornati, invaderà la casa e non potrete resistere alla tentazione di assaggiarli. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! In una ciotola versare gli albumi. Iniziate a schiumare le chiare d'uova. In cucina c'è magia, in ogni gesto e ogni azione, dolci fragranti, ricette da sogno, una festa in ogni porzione, tra pentole, fornelli, il cuore batte con allegria, che ci fa tutto in casa. Incorporiamo la metà dello zucchero della dose indicata e sempre montando con le fruste. Aggiungiamo anche un goccio di vaniglia. Inseriamo l'ultima parte di zucchero, continuando a montare. Dalla colazione alla cena, ogni momento è speciale. Sapori autentici, segreti da condividere senza esitare. Tra risate, profumi, che tempo sembra fermarsi qua. Quando gli albumi saranno montati a neve fermissima, aggiungiamo al composto la farina di cocco rapé. Mescolate con un cucchiaio oppure con una spatola. Attenzione a non far smontare il composto. Dovrete ottenere un composto omogeneo e compatto, sarà piuttosto asciutto, ma non preoccupatevi in quanto è la consistenza giusta che deve avere. Trasferite l'impasto in una sacca da pasticcere molto resistente, rivestite una teglia con carta forno e spremete dei ciuffetti. Dalla colazione alla cena. Oggi il nostro saluto va alla nostra cara amica, nuova iscritta a Sunrise 179 da Savona. Un abbraccio forte sperando di risentirci alla prossima ricetta. Tenete la sacca poche stringendo bene vicino alla bocchetta con una mano e con l'altra spremete per far fuori uscire l'impasto. Così verranno dei dolcetti a forma di rosellina.
In cucina c'è magia, in ogni gesto e ogni azione. Continuate in questo modo distanziandoli, in modo da ottenere delle roselline, cuocete in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti, sino a che non saranno ben dorati. Sfornateli e lasciateli raffreddare prima di spostarli in un piatto e servirli. Provali anche tu. E fammi sapere in un commento se ti sono piaciuti. Un viaggio tra le ricette, piatti tipici e tradizione. Su Fatto Tutto in Casa di Giovanni c'è sempre una nuova emozione.